che vuol dire, allora, do un segnale, questo vuol dire una nota, qualsiasi che vi viene in mente, e non si fa. Questo vuol dire che è quello che voglio. E poi quando faccio questo, tu la fai. Questo è fermati, fermati, però finché faccio... Sì, quel che vuoi, è veramente qualsiasi nota. Sì, cominciamo così. Tutti, voglio una nota. Dunque, per esempio... Quando ci sono le pietre o uno strumento, qualsiasi cosa è uguale. Dunque, e poi dopo ci sono tutte le cose che di interazione sugli altri, che dopo ci si può improvvisare quando la gente prende più confidenza di tutto questo, ci lascia andare le cose. Non mi è. E questo vuol dire un ritmo. Dunque uno si inventa proprio lento, ci sono due battenti ciascuno, perché normalmente è fatto per tre persone più un bambino, anche perché i battenti sono legati. Ma è stato concepito così, che uno ha due pietre grandi ognuno, salvo alla fine che sono due più un piccolino, un bambino, che può essere lì in fondo. Uno per l'estetico, due perché fa un suono che è molto secco e si somigliano un po' tutti. Non veramente per la vita di segnale domani sempre di più, però così viene naturale dopo, perché deve essere ludico fino alla morte, se no ci ammazziamo lì. Ci sbagliare è figo, l'importante è non farsi problemi, che vuol dire che se ti sbagli spessissimo è ma 99,9% è colpa di chi conduce. Questo fa la melodia proprio. Forse fa un accordo. Preparo il segnale e do il via. Questo vuol dire che ti do il segnale di un ritmo, però tu stai facendo sempre quello che fai, vai avanti. Questo è quello che vorrò fra poco. Ti dico stop di quello che stai facendo e poi fai il ritmo. Adesso strisci, vai avanti, fra poco da te vorrò quello, però tu vai avanti strisciando, stop strisciare e vai sul ritmo.
Adesso è cambiato. Servirà quando suonate, farò una nota e insieme a suonare ci sarà il tanto, però per il momento ce la dimentichiamo. Lavoriamo su questo, che sono ritmi, uno improvvisa il ritmo, questo voglio questo, aspettate. Dovete guardarmi sempre perché lì avevo dato il segno di stop. Sempre, è la cosa più difficile. No. Io ho detto quello che volevo e poi adesso quando faccio così vuol dire andate. Thank you.